Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, una nuova settimana e un nuovo appuntamento della nostra rubrica sempre più seguita Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un frutto che è tipicamente estivo, quindi nella stagione che è prossima ad arrivare. E stiamo parlando delle amarene. Le amarene sono un frutto simile alla ciliegia, ma sono diciamo, il frutto di una pianta, appunto dell'amareno, che è di origine caucasica, quindi orientale, e che è stata importata, diciamo, in Europa dai romani. Ne esistono di diverse varietà, si differenziano un po' per il colore, leggermente per il gusto, ma diciamo, abbiamo le amarene vere e proprie, le visciole e le marasche. La differenza maggiore rispetto alle ciliegie è sicuramente il gusto, che nelle amarene è molto più amarognolo e acidulo, e per il colore della buccia e anche per il colore più chiaro della polpa all'interno. Non è semplicissimo trovarle nei supermercati, molto più facile invece reperirle nei fruttivendoli, diciamo meglio forniti, ma siccome sono anche un prodotto molto deperibile, è più semplice a volte trovarle anche surgelate, dove mantengono comunque le proprie proprietà. E vengono utilizzate soprattutto nella produzione di dolci, marmellate, sciroppi. C'è anche un famoso liquore che viene prodotto con le amarene, però ne è possibile anche ovviamente il consumo fresco, magari come spuntino, perché comunque hanno delle ottime proprietà benefiche che adesso andiamo ad elencare. 100 grammi di amarene fresche apportano all'incirca 42 calorie. Sono ricche anche di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, magnesio e vitamine come la vitamina C, la vitamina A e le vitamine del gruppo B. Ovviamente quando sono invece disidratate vengono sottoposte a un processo di essiccazione in cui viene eliminata tutta la parte acquosa, e quindi il numero delle calorie aumenta di molto. Ma vediamo appunto quali sono le proprietà. Innanzitutto, recentemente, negli ultimi anni, le amarene sono state spesso oggetto di studi da parte dei ricercatori, perché per la presenza soprattutto di alcune molecole antiossidanti chiamate antociani, che hanno un loro ottimo effetto antiossidante, quindi qualcosa di buono sulla salute in generale, ma che in particolare viene studiato soprattutto nell'ottica della prevenzione delle patologie tumorali. Contiene o contengono, diciamo, le amarene anche potassio, quindi hanno un ottimo effetto diuretico e depurativo, che aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa, e anche aiuta a contrastare la ritenzione idrica. Hanno un ottimo contenuto anche di fibre, sia insolubili, quindi non digeribili, sia solubili, come per esempio la pectina, e quindi aiutano a contrastare la stitichezza, quindi a facilitare il transito intestinale. Contiene, come detto, vitamina A, che è importante per la prevenzione e per il mantenimento della salute della vista, quindi degli occhi. La vitamina C, che ha un ottimo effetto antiossidante, ma che contribuisce anche al normale funzionamento del sistema immunitario. Hanno un indice glicemico abbastanza basso, pari a 22, quindi possono essere consumate anche dai diabetici. E sono consigliate anche nelle diete perché, come detto, apportano poche calorie e donano comunque un certo senso di sazietà, quindi possono essere una valida alternativa, diciamo, per gli spuntini anche di chi segue un regime dietetico ipocalorico. Per quanto riguarda invece le controindicazioni, non vi sono controindicazioni particolari al consumo delle amarene, se non nei soggetti ovviamente che sono allergici, e nel caso in cui se ne faccia un consumo molto elevato possono insorgere dei problemi, soprattutto a livello gastrointestinale, magari nei soggetti già predisposti, quindi soffrono di disturbi gastrici o magari intestinali. Bene, questo è il quadro generale delle amarene, quindi un frutto che nella prossima stagione estiva possiamo
magari imparare anche a consumare, dato che non è un frutto tra quelli estivi che viene maggiormente consumato, ma che, come detto, ha comunque ottime proprietà. Per ulteriori, diciamo, informazioni vi rimando sempre all'articolo che trovate sul sito sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. E vi invito sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire domande o argomenti da trattare nelle ultime puntate di questo nuovo anno della nostra rubrica. E ci rivediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!